Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di scrittore Vincente, direi di self-publishing Vincente, perché qua andiamo nel cuore del self-publishing con una grande esperta del settore. Dall'altro lato, per me è un grande onore avere Rita Carla Francesca Monticelli, autrice di, ora ce lo dirà meglio, una ventina almeno di libri in self-publishing e di un ottimo libro, un manuale in self-publishing. Ciao Rita! Dici chi sei e di che cosa ti occupi nella vita? Ciao Emanuele, ciao a tutti. Sono un'autoeditrice, piace dirlo in italiano. sono chiaramente un'autoeditrice, ma prima di tutto una scrittrice. Ho pubblicato 14 libri di narrativa, in specifico fantascienza e thriller. È un romanzo, cioè un libro, un saggio, diciamo, tra il saggio e il manuale su self-publishing, che invece è una cosa un po' diversa, che ho fatto in quanto da qualche anno, dal 2016 in realtà, tengo un laboratorio su questo argomento all'Università Varese, all'Università degli Studi di Varese, e quindi ho pensato di organizzare il materiale del corso in un libro per renderlo poi fruibile anche ad altre persone. Quindi è stata questa la cosa che mi ha, diciamo, un po' il fatto che facevo il corso, un po' che mi dicevano anche perché non ne fai un libro, e alla fine, dopo aver resistito per diversi anni, sono riuscita, insomma, a farlo. È stato anche un lavoro un po' lunghetto. Quindi sì, il mio lavoro quindi sì, si divide tra appunto la scrittura, tra l'essere un'editrice, nel senso più ampio del termine, e anche un po' la didattica, tra virgolette, cioè appunto insegnare agli altri questo mestiere, che viene considerato appunto mestiere. E infatti il libro sul self-publishing si chiama appunto Self-Publishing Lab, il mestiere dell'autoeditore, proprio perché mette l'accento sul fatto che appunto si tratta di un mestiere e quindi come tale deve essere imparato dalle persone, non ci si può improvvisare, ecco. Bisogna capire che è un mestiere fatto di ruoli diversi che devono essere coperti dalla stessa persona. E questi ruoli sono tre essenzialmente, che è quello dell'autore, quello dell'editore e quello dell'imprenditore, poiché è un'attività di tipo anche imprenditoriale, anche se uno non è obbligato a farlo per motivi, diciamo, di guadagno fino a se stesso, nel senso che ci sono molte persone che possono farlo per hobby, per dire, però è comunque l'approccio è sempre imprenditoriale e quindi appunto di tipo più professionale. Anche perché poi alla fine, d'altra parte, ci sono i lettori che sono uguali per tutti e che meritano lo stesso tipo di qualità nel prodotto finale che di quella che possono trovare sui libri degli editori tradizionali, anche di quelli grandi editori tradizionali. E quindi chi vuole intraprendere questo mestiere ha il dovere, per una questione di rispetto proprio nei confronti del lettore, di prepararsi, di produrre un prodotto editoriale che sia di uno standard, di una qualità standard, come minimo, comunque, o meglio ancora, eccellente, è il migliore possibile che è in grado di produrre, e possibilmente, se poi riesce, anche grazie a questa attività, avere anche un guadagno, magari sarebbe anche bello, insomma. Certo, grazie Rita, ci hai fatto una panoramica. Qui in sovraimpressione vedete Self Publishing Lab, il libro di Rita. Ora una considerazione, perché stiamo aprendo una discussione molto interessante sull'approccio imprenditoriale. Negli anni con Self Publishing Vincente abbiamo pubblicato più di 1.100 autori con il nostro servizio di assistenza e ho imparato che ogni volta che io do un consiglio, ed è lo stesso consiglio che tu ci stai dando, di utilizzare un approccio imprenditoriale, molto spesso dall'altra parte c'è un po' di paura, a volte anche sgomento, ok? Quello che va detto, secondo me, Rita, dimmi se sei d'accordo, è che sì, va utilizzato un approccio imprenditoriale, però è chiaro, non è che bisogna fare impresa, ad esempio io un'azienda dove ci sono una ventina di persone che lavorano con diversi ruoli, con diverse funzioni, ogni mese ci sono dei costi, non significa fondamentalmente quello. Ciò che significa è la mentalità, la programmazione, la organizzazione e io direi soprattutto una cosa fondamentale, e tu credo qua puoi darci delle lezioni importanti perché hai prodotto 20 libri, l'utilizzo del tempo. Ci puoi dare qualche segreto e consiglio per utilizzare il tempo in maniera super produttiva? Tu che, insomma, ti vedo molto attiva sui social, hai pubblicato 20 libri,
Quindi riesci a fare tante, tante cose, in più sei autoeditrice, come tu stessa ti definisci, promuovendoti poi con ottima efficacia. Diciamo che dipende molto dalla situazione personale, perché chiaramente ognuno ha situazioni personali diverse, c'è chi appunto ha ovviamente un altro lavoro, una famiglia e così via, quindi non è facile dare un consiglio che vada bene per tutti. Il consiglio principale che io do sempre è di proteggere il tempo dedicato a questa attività, cioè stabilire, che so, un certo numero di ore al giorno, tutti i giorni o almeno un certo 4-5 giorni alla settimana, dedicarli a questo. E programmare, è importante programmare a livello sia di settimana, ma anche a livello di mese, di anni, in modo da avere un quadro che ci chiarisce le idee su quello che vogliamo fare e ci fa anche rendere conto del progresso che stiamo facendo. Poi ogni persona chiaramente si adatta a questo programma, alle sue esigenze. C'è chi parla, dice sempre, per prima cosa, quando vi svegliate scrivete. Questa è una cosa che non tutti possono fare, anche perché, per esempio, io non sono in grado di farlo, perché appena mi sveglio non sono assolutamente in condizioni di ragionare, tantomeno di scrivere o di mettermi a fare cose, diciamo, di concetto. Però, per esempio, per me il momento migliore è durante la notte. In generale non è importanza quando è il momento, ma è importanza che sia un momento definito, che venga rispettato, e bisogna proteggere nei confronti anche che sono della propria famiglia o di chi sta intorno, che deve a sua volta rispettare questo momento, perché purtroppo si tende a, siccome un'attività che soprattutto all'inizio e talvolta anche più avanti non porta un reddito immediato, si tende a dare una priorità più bassa, e questo è chiaramente crea dei problemi, perché chiaramente in questo modo tu gli dai una proprietà più bassa e dici devo fare qualcos'altro prima, perché è più importante, alla fine il tempo non basta oppure sei stanco, e poi magari ti senti frustrato da una parte perché senti in colpa perché non hai fatto abbastanza, dall'altra perché poi vedi che i risultati non sono buoni, perché chiaramente se non ti impegni non lo sono. In ogni caso bisogna, questa è una prima cosa, proteggere il tempo. La seconda cosa, bisogna imparare a divertirsi. Secondo me è essenziale imparare a divertirsi nel farlo. Cioè, esistono tanti consigli che si possono dare su come gestire la promozione del proprio lavoro, ma la verità è scegliere quelli che ci divertono. Perché altrimenti, prima di tutto, si vede dall'altra parte. Se uno lo fa in maniera forzata, dall'altra parte si vede e non funziona. Secondo, diventa poi un fardello quasi, che non è, alla fine rende tutto più difficile. Esistono tanti modi di promuovere i propri libri, che può essere utilizzando i social network, utilizzando i blog, utilizzando quando possibile anche gli eventi di persona, gli eventi offline, per così dire. Ognuno deve trovare la sua dimensione, quella che funziona per se stesso, e in virtù di questa trovare appunto dall'altra parte chi è interessato a interagire con lui in questo senso, attraverso questo sistema. Non forzarsi in cose che non sono parte di noi, proprio perché è subito evidente. Fare marketing a livello, a qualsiasi livello, è esprimere positività. Se lo si fa in modo tale che si esprime negatività in qualche modo, perché poi traspare, si ottiene l'effetto opposto. Quindi è meglio non farlo. Queste sono le cose più importanti. Quindi la disciplina, l'organizzazione, e poi trovare il farlo nel modo in cui ci si diverte. Divertimento, quindi tu, Rita, credo che ti diverta abbastanza scrivere fantascienza, perché vedo che il grosso della tua produzione è fantascienza. Ora, hai accennato a temi di marketing. In 2 minuti, potresti dirci 3 segreti per promuovere oggi su Amazon con efficacia un libro fiction, in questo caso, perché andiamo un attimo sul genere fantascienza, dove c'è la gran parte della tua produzione letteraria. Oddio, adesso questo mi mette in difficoltà. Per promuovere, chiaramente io in realtà prima di tutto ti dico, non mi pubblico solo su Amazon, mi pubblico solo wide, tra virgolette, mi pubblico su tutte le piattaforme, quindi non faccio molta distinzione sul modo in cui mi promuovo, perché in realtà i miei lettori sono sparsi un po' ovunque. Io lavoro, allora, dal punto di vista, tra virgolette, organico, diciamo così, cioè senza spendere soldi, lavoro molto sulla pre-promozione, quindi è molto importante creare intorno a me una piattaforma, per così dire, una platform di persone che possono essere interessate agli stessi argomenti che poi trovano nei miei libri, e quindi cerco di
tenere queste persone informate sull'uscita del libro prima che il libro esca, cioè creare un po' di hype, per così dire. Quindi questa è la prima fase di pre-promozione. E poi chiaramente il momento del lancio, ecco, il momento del lancio, il consiglio che posso dare è di suddividere nel tempo i propri canali, nel senso non lanciare tutto in un unico momento, non dire a tutto il mondo il libro è qui in un unico momento, perché si sparano tutte le cartucce, e questo è molto negativo soprattutto su Amazon, in quanto si possono creare dei cosiddetti picchi che sono molto belli, ma poi quando scende giù il grafico non risalgono più facilmente. Per cui un consiglio che posso dare è suddividere la notizia dell'uscita del libro, magari utilizzando come strumento il pre-order, che permette un po' di spalmare sul tempo la conoscenza dell'uscita del libro, attraverso i canali, quindi usare il blog, i propri social network, la newsletter o qualsiasi altro canale, un podcast, bisogna vedere cosa uno appunto utilizza, nell'arco di più giorni. In Amazon in particolare è molto importante che le vendite per 4-5 giorni siano più o meno simili, forse addirittura un po' in salita, ma certamente non in discesa, non ci siano picchi. E poi chiaramente il consiglio è quello di non perdere i lettori che abbiamo ottenuto, perché è molto più facile poi rivendere altri libri allo stesso lettore che trovarne di nuovi. Quindi la fidelizzazione è essenziale. È essenziale mantenere i lettori che hanno letto i nostri libri legati a noi in qualche modo, interessati. E qui entra in gioco la newsletter soprattutto, ma ancora anche i social network, tenerli sempre sul pezzo, sul libro successivo o sugli argomenti correlati al libro che magari adesso stanno leggendo o che leggeranno però hanno già comprato o che vorranno leggere in futuro, e fare in modo che siano poi loro al momento opportuno, magari a un lancio successivo, a darci una mano in maniera spontanea a fare il cosiddetto passaparola, che poi alla base del quale poi dopo si scatena ancora di più l'effetto anche su Amazon soprattutto, perché poi si crea una sorta di circolo virtuoso per cui appunto noi mandiamo su Amazon le persone che già sono intorno a noi, i nostri follower più accaniti, il nostro zoccolo duro, tra virgolette, di lettori. Questi comprano il libro, questi parlano del libro e il libro arriva agli occhi di altre persone che poi appunto acquistano il libro e così via, il fenomeno si ripete. È un circolo virtuoso. Ok Rita, quindi hai parlato di pre-ordine. Da un punto di vista tecnico, come avviene la vendita prima della pubblicazione? Puoi spiegarci meglio questo passaggio che magari a molti può sfuggire? Diciamo che il pre-ordine consiste in questo. Noi mettiamo praticamente... In preordine vuol dire fare in modo che compaia nel retailer la pagina del prodotto e ci sia la possibilità da parte del lettore di prenotarlo. Nel momento in cui il lettore prenota, non acquista ancora il libro, ma semplicemente fa sì che al momento in cui il libro verrà pubblicato, la mezzanotte, il giorno in cui verrà pubblicato, qualche minuto dopo, il libro gli venga inviato automaticamente al proprio dispositivo. E in quel momento, contestualmente, paga il libro. Dal punto di vista, questo avviene dal punto di vista da parte del punto di vista del lettore. Dal nostro punto di vista, quando si fa un preordine, che può essere fatto fino a 12 mesi prima della pubblicazione, quindi in alcuni casi ci sono persone che addirittura non hanno ancora scritto il libro e l'hanno già messo in preordine. È essenziale avere ovviamente la copertina, cioè non è obbligatorio, ma è essenziale perché altrimenti non si riesce a vendere, è una descrizione del libro. Non è obbligatorio inserire un file inizialmente. In alcune piattaforme, come su Kobo, Writing Life, viene suggerito di inserire magari un file breve con un'anteprima, almeno per dare un'idea di quello che ci sarà. Ma in alcune piattaforme, appunto come KDP, quindi su Amazon, l'anteprima non è disponibile fino al momento della pubblicazione. Noi semplicemente prepariamo questa situazione. Questo mettere il libro in preordine consente anche di prepararci alla pubblicazione, perché abbiamo già i link ai retailer, per esempio, quindi possiamo già organizzare il nostro sito, mettere a punto le pagine del libro, cercare di promuovere i link e così via. Ora, c'è una differenza fondamentale tra il preordine su Amazon e sulle altre piattaforme, in particolare su Kobo Writing Life e Apple. Su Amazon, il momento in cui la persona prenota il libro, quindi preordina il libro, In quel momento viene conteggiato nella classifica, come se fosse un acquisto. E questo finisce lì, nel senso che
chiaramente se uno fa un preordine molto lungo avrà come effetto nella classifica molto diluito. Invece in Copywriting Life, su Como quindi e su Apple, succede una cosa in particolare. Il conteggio nella classifica avviene due volte. Una volta nel momento in cui viene fatto il preordine e una volta nel momento dell'uscita. Quindi nel momento dell'uscita si crea un picco, diciamo. Chiaramente questa differenza significa anche un effetto diverso a livello appunto del retail, perché su Amazon si ha il timore, molti autori hanno il timore, che in questo modo viene in qualche modo compromessa la posizione del libro in classifica al momento della pubblicazione, perché ha avuto i preordini prima. Ora bisogna vedere come uno si gioca questo discorso del preordine. Chiaramente uno può mettere il libro in preordine, ma non è detto che lo promuova. O semplicemente mettere il libro in preordine per semplificarsi l'organizzazione della promozione che avverrà più avanti, e poi decidere un momento di renderlo appunto, di parlarne in giro, quindi attraverso i canali un po' più avanti, magari un mese prima, magari anche due mesi prima. È chiaro che è più difficile spingere le persone all'acquisto compulsivo se il libro non è scaricabile in quel momento. E quindi c'è il timore, chiaramente, che sì, alcuni prenotano, altri però arrivano al libro, vedono che non possono scaricarlo e non lo scaricano. E il fatto che queste prenotazioni precedenti alla pubblicazione vengano contate al momento della prenotazione e non al momento della pubblicazione, possa in qualche modo diminuire la visibilità del libro al momento della pubblicazione. Ora, io sono di quelle persone che invece pensa che la posizione in classifica importa fino a un certo punto. Quello che conta veramente è il sistema di suggerimenti interni di Amazon. È un sistema che ha bisogno di tempo per essere creato. Nel momento in cui il libro appare come una pagina del prodotto, quindi può essere o prenotato o acquistato, non è subito pronto ad essere, tra virgolette, suggerito agli altri, perché il sistema non conosce a quale pubblico può piacere, non lo conosce bene, conosce soltanto le parole chiave, eccetera, però non lo sa, non sa effettivamente come reagisce come gli sono i lettori. Invece il fatto che il libro sia in preordine dà il tempo agli algoritmi di Amazon proprio di capire che tipo di libro è, cioè a quali lettori questo libro interessa, perché si creano tutti i collegamenti con gli altri libri. E quindi si prepara il libro ad essere, poi al momento della pubblicazione, messo davanti ai lettori giusti e a performare meglio poi a livello sia di classifiche sia soprattutto di popolarità, che è dovuta a, sono i cosiddetti libri suggeriti, quando noi facciamo una ricerca per parola chiave, per esempio, oppure per genere, i libri ci vengono proposti in base a quei cosiddetti suggeriti, viene chiamato suggeriti, un tempo si chiamava popolarità. E questo è proprio legato al fatto di come questi libri sono conosciuti dalla piattaforma e quindi che la piattaforma riesce a collegarli ai lettori. E oltre al fatto che poi chiaramente questo collegamento porta delle vendite, questo è un altro chiaramente discorso, cioè quel rapporto che c'è tra le visite e le vendite. Per cui questo timore che si ha che il lancio non vada bene è relativo, perché anche se un lancio va bene, ma dopo il lancio le cose vanno male, siamo appunto il capo. Se invece lungo un periodo più ampio di mesi si crea una situazione in cui la piattaforma si fida del libro, che dura per più tempo, magari con numeri più bassi, però più o meno simili, senza troppi picchi e discese e così via, è più facile che questa fiducia si mantenga poi chiaramente i mesi successivi, perché man mano che il libro diventa più vecchio, la piattaforma gli dà un pochino meno importanza. Sì, molto chiaro e molto interessante questo approccio. Quindi anticipare la promozione nel momento in cui il libro praticamente non è ancora stato completato dal punto di vista della scrittura. Quindi pianificare, programmare. Quindi ritorniamo al discorso precedente, approccio imprenditoriale, quindi una visione di lungo termine e una organizzazione che non richiede gioco forza degli sforzi aggiuntivi supplementari, ma richiede solo utilizzare in maniera più intelligente, come tu ci stai mostrando, il proprio tempo con una visione di medio-lungo termine soprattutto. Bene, quindi ci hai dato veramente dei consigli ottimi sulla promozione libraria. Per quel che riguarda la promozione, o meglio il marketing puro post pubblicazione, che suggerimenti potresti darci? Diciamo che ho parlato prima appunto di fidelizzare i lettori, perché chiaramente questi ci permettono di far conoscere il nostro libro ad altre persone.
Questi sono metodi, per così dire, come detto, organici, cioè senza spesa. Però sarebbe opportuno, soprattutto dopo i primi mesi o anche durante questi mesi, utilizzare invece dei metodi appunto che richiedono una piccola spesa, che può essere davvero molto piccola se uno si organizza bene, dipende anche da quali sono gli scopi, anche dal tipo di libro. Io personalmente utilizzo le inserzioni su Facebook come strumento, che è un strumento che funziona molto bene, soprattutto se hai una serie. In generale, avere una serie è qualcosa che funziona molto bene per gli autori editori, perché chiaramente tu punti i tuoi sforzi promozionali sul primo libro e poi chiaramente i lettori, se appunto apprezzano il primo libro, vanno al secondo, al terzo e così via. E quindi spingere, praticamente continuare a spingere il primo libro mentre appunto si pubblica il secondo o il terzo o il quarto. Quindi una volta pubblicato questo libro, i pensieri devono essere pubblicare il libro successivo, quindi scriverlo quello che vuole, e spingere nuove persone verso il primo di una serie. Contemporaneamente non dimenticare di mantenere coinvolti i propri lettori preesistenti riguardo appunto al prossimo libro o in generale alla propria attività, parlando anche, facendo per così dire content marketing, cioè parlando di argomenti che sono inerenti, che possono interessare queste persone anche se non sono specifiche per il nostro libro, anche perché in questo modo si evita di stare sempre lì a dire compra il mio libro, che è un po' noioso, e si cerca di creare fiducia con il lettore, allo stesso tempo acquisire una certa autorevolezza sull'argomento in generale. Questo più o meno è quello che si cerca di fare, unire quindi elementi di fidelizzazione a elementi appunto più semplici, tra virgolette, di inserzioni, quindi di spesa, magari anche molto piccola, perché io faccio inserzioni, davvero campagne da $1 al giorno, magari ne faccio tante, le metto una accanto all'altro, anche perché certe volte se si aumentano troppo le spese non si riesce a capire veramente se sia un miglioramento oppure no, ci sono tanti fattori da considerare. Chiaramente si può usare anche altre piattaforme, non solo Facebook, c'è la piattaforma di Amazon, per esempio. Io non la uso perché se non mi inquino i dati, tra virgolette, non so bene se quelle vendite vengono da una parte o dall'altra, meglio non mescolare le cose. Dipende molto anche dal tipo di libro e anche dal tipo di pubblicazione. Cioè, io come ho detto pubblico libri di tipo wide, cioè nel senso che sono presenti in tutte le piattaforme, in tutte le retail. Quindi per me ha senso parlare a un pubblico ampio. Mentre invece per chi pubblica solo su Amazon ha più senso utilizzare come piattaforma di pubblicità appunto la stessa di Amazon. Grazie, quindi anche qua ottimi spunti per il marketing post pubblicazione. Ora, se mi permetti, cerco di estrapolare dal tuo fantastico know-how un'ultima conoscenza, quella relativa al mercato estero. Tu mi hai detto che hai pubblicato diversi libri nel mercato estero con ottimi riscontri. Che lingua innanzitutto hai usato come prima opzione estera? Beh, ovviamente l'inglese, perché il mercato inglese è il più grande al mondo, è un mercato globale. E poi anche la lingua straniera che conosco meglio, quindi dopo l'italiano c'è l'inglese, è anche più semplice per me gestire questo tipo di, anche la presenza online in inglese. Chiaramente è complicato nel senso che si parte da zero, cioè tutto quello che hai fatto sul mercato italiano non conta più. Conta l'esperienza, conta le cose che hai imparato, però devi ricominciare da zero perché su un nuovo mercato, nuove persone e così via. Un mercato, tra l'altro, che è estremamente affollato. Per cui farsi emergere in questo mercato è molto difficile. Qui bisogna capire esattamente il proprio target, cioè dove andare a cercare, a scovare i lettori. Io nel mio caso specifico, in inglese ho pubblicato una quadrilogia di fantascienza sull'argomento Marte, quindi mi sono mossa verso questa direzione nel cercare di interagire con persone interessate su questo argomento, più un thriller che però non c'entrava niente. Devo dire che è difficile, anche se in generale posso dire che le spese che ho avuto le ho tutte recuperate tranquillamente, però ci è voluto del tempo. Un po' mi ha facilitato, due cose mi hanno facilitato. La prima cosa è che i miei libri li ho tradotti io e poi ho lavorato con un editor e con un proofreader madrelingua per sistemarli. Perché io posso farlo? Perché ho una conoscenza della lingua che me lo permette. Chiaramente altre persone non possono farlo e devono rivolgersi a un traduttore e quindi sono dei costi superiori. La seconda cosa che mi ha aiutato soprattutto dal 2015,
dal 2015 al 2000, fine 2016, inizio 2017, è che ho avuto uno dei miei libri, un altro di questi, non questi cinque, un altro, pubblicato, tradotto e pubblicato in inglese da Amazon Publishing, un altro thriller, anche se era un genere completamente diverso da quello di fantascienza, non c'entrava assolutamente nulla. È un libro che è andato parecchio bene e in qualche modo ha aiutato anche lui a dare una spinta ad altri libri, perché comunque chi ha visto il mio libro ha visto che ho pubblicato anche altri libri, si è un po' incuriosito, non da vedere. Anche chiaramente quindi sei arrivata, perdonami se ti interrompo, a pubblicare con Amazon Publishing, giusto? Sì, in America. Ho pubblicato un romanzo, un thriller, con l'imprint Amazon Crossing, che appunto si occupa di narrativa tradotta. È stato pubblicato nel 2015 e tra l'altro posso dirlo, è arrivato al primo posto della classifica del Kindle Store nello store americano, in quello britannico e in quello australiano. E quindi chiaramente ha avuto un po' di visibilità che mi è tornata utile sia per vendere anche altre copie dei libri in inglese, di libri che magari erano già stati pubblicati da un paio d'anni, quindi avevano un po' perso, ovviamente mordente, e d'altra parte mi ha portato qualche effetto anche in Italia, devo dire la verità. Poi però questo rapporto con Amazon Publishing l'ho chiuso nel 2000, alla fine 2017, e questo libro lo ripubblicherò per conto mio l'anno prossimo, se tutto va bene, insieme ad altri di una serie. Fantastico. Rita, cosa ne pensi di chi fa business col self-publishing seguendo un trend che negli ultimi anni è sempre più in voga, andando a creare dei libri attraverso delle deleghe, dei task dati a scrittori un po' così, definiamoli così, per creare esclusivamente rendite passive, andando, secondo me, a distorcere fortemente quello che è il mercato editoriale. Quindi questa è la mia impressione, legge percepita. Dimmi apertamente qual è il tuo parere, cosa ne pensi? Sono d'accordo con te, perché intasa il mercato editoriale di un sacco di materiale di dubbia origine, devo dire la verità, perché chiaramente stiamo parlando di persone che si fanno scrivere libri da altri, che non si sa neanche che controllo c'è proprio a livello della qualità dei libri stessi, creano un affollamento. C'è da dire che da una parte molti di questi libri tendono a finire un po' nell'oblio, cioè non tutti sono in grado di sfruttare al meglio gli strumenti di nel caso di Amazon, per riuscire ad avere questo reddito passivo che appunto vorrebbero ottenere, più certe volte più quasi una speranza ma che non si realizzi. In altri casi magari invece ci si riesce. Tutto credo che dipenda dalla qualità anche dei libri stessi, perché chiaramente il lettore non lo prende in giro, nel senso che se il libro è scadente, poi viene... si vede le recensioni, capisce subito che poi alla fine il lettore se ne accorge e alla fine non viene più acquistato e quindi finisce nell'oblio, esattamente come succede anche per i libri di altro tipo che sono di qualità scadente, anche per chi non fa esattamente questo tipo di business. Però sì, diciamo che la mia posizione non è molto positiva sull'argomento, perché io vedo una visione del self-publishing, dell'autoeditoria, in cui la persona che si occupa di pubblicazione di libri è la persona che anche scrive. Comunque posso capire che si faccia aiutare, perché non, magari è qualcuno che conosce bene un argomento e vuole scrivere un libro sull'argomento, si fa anche aiutare, ci sta. Ma che si metta a delegare completamente nella speranza di diventare ricco. Ecco. Bene, dai, la pensiamo allo stesso modo. Quindi ho cercato di buttarti lì l'amo e effettivamente abbiamo tirato su... La stessa tipologia di pesce. Ora, un'ultima domanda che mi viene in mente, questa è una domanda booleana, cioè mi devi rispondere solo sì o no. Si può vivere di self-publishing in Italia? Sì. Fantastico. Quali sono i siti dove trovarti e dove poterti contattare? Il mio sito, che è anacchina.net, anacchina con la K, dal quale poi si può cliccare e andare in tutti i miei canali, quindi principalmente su Facebook, basta cercare il mio nome, compare quel bolino blu, e poi vabbè, Twitter, Instagram, LinkedIn, Pinterest, vedete un po', scegliete quello che preferite, tanto trovate le stesse cose più o meno, scegliete quello che preferite e io sarò lì a interagire con voi. Grazie Rita, ci vediamo presto, un abbraccio. Ciao, grazie mille. Ciao, ciao.